La mia ricerca Si concentra su due aspetti. Un aspetto è molto materico, cioè io considero la materia avere una memoria. E questa memoria può venire fuori. Nel caso dello zafferano è una memoria storica e culturale. Nel caso di altri materiali che utilizzo, e spesso sono materiali artificiali e naturali insieme, è una memoria dei luoghi e del momento in cui questi materiali sono stati raccolti o in cui sono stati utilizzati. E un'altra cosa che mi interessa contestualmente appunto al materiale, alla memoria del materiale, è le tracce che noi lasciamo, che poi sono spesso le tracce che lascia il materiale, per cui lo zafferano che macchia le mani, per cui sono gli elementi naturali che imprimono una traccia sul cemento piuttosto che sul silicone, piuttosto che nella cera. E queste tracce che spesso sono casuali, sono al di fuori del nostro controllo, è qualcosa che a me piace andare a cercare e utilizzare come simboli o come metafore per innescare dei processi mentali. A Sangiovignano ho scoperto che lo zafferano veniva coltivato nel 300 in Toscana ed era l'unica spezia che faceva il viaggio della seta al contrario, quindi dalla Toscana arrivava fino in Kurdistan, passando per Alessandria d'Egitto. Questo viaggio mi ha affascinato moltissimo, lo chiamo il viaggio impossibile perché adesso sarebbe molto più complicato di come era allora. Il mio lavoro entra innanzitutto dal punto di vista materico, cioè è una materia che lascia delle tracce, che lascia delle tracce che sono delle tracce anche di memoria, cioè di memoria e di cultura. Per cui entra dal punto di vista materico, per cui alcuni lavori sono fatti utilizzando lo zafferano come pigmento o fotografandolo o utilizzando gli scarti dello zafferano che poi è il fiore, e poi a livello mnemonico, andando a cercare quello che significava lo zafferano, cioè significava farmacopea, significava scambi culturali e commerciali, significava anche la memoria di una coltivazione fondamentale per un territorio che a un certo punto è scomparsa. A un certo punto è scomparsa e è stata dimenticata. E questa è una cosa che trovo molto, molto curiosa e mi interessa andarla a esplorare. Per cui la prima parte del progetto la sto portando avanti stabilendo dei contatti con artisti, ricercatori, studiosi nei vari paesi, in Iran, in Libano, in Kurdistan, in Egitto, in Israele, in Palestina, chiedendo a queste persone se sono mai venute in contatto con lo zafferano, con le tracce dello zafferano, con lo zafferano dei toscani. La fase progettuale nasce da un'osservazione che è un'osservazione ampia, che è un'osservazione che spesso cerca di tenere al di fuori l'arte contemporanea, che trovo spesso poco, di scarsa ispirazione. Per me risulta molto importante la poesia, la letteratura scientifica, la letteratura fantascientifica e in qualche modo i processi sociologici, per cui nasce appunto dall'osservazione del mondo, però con gli occhi mediati da una persona che si è occupata di tecnica e tecnologia, che è quello che è il mio passato in realtà, quindi anche un aspetto più prossimo alla scienza o alle scienze sociali. Ho studiato design e ingegneria. Ho lavorato, gli ultimi anni che ho lavorato a Londra, lavoravo in uno studio di robotica e lavoravo freelance come designer, per cui ho lavorato con Unilever, spesso lavoravo con startup che si occupavano di tecnologia. Finché a un certo punto ho in qualche modo deciso di cambiare direzione, però è un aspetto che trovo molto importante all'interno della mia ricerca comunque. E ho deciso a un certo punto di provare a fare una cosa che è sempre stato il mio amore è la mia, è un mio nutrimento che però non mi ero mai concesso la libertà di esprimerlo in maniera palese, perché a un certo punto, che era un momento critico nella mia vita passata, ho deciso di darmi, di provare e poi ho continuato fino ad ora. E trovo che ci sia una responsabilità politica e sociale anche nel fare l'arte, che non deve essere esclusivamente arte sociale o di attivismo, però,
quantomeno nel mio ruolo, anche in quello che faccio, che può sembrare più svincolato, io ci vedo spesso un aggancio con la società e magari appunto un tentativo o di spostare quel punto di vista di cui parlavamo o di porre delle domande per innescare dei processi, innescare dei pensieri. Per esempio, un lavoro che ho fatto. È un lavoro che ho fatto sulla mia identità digitale, sulle tracce lasciate alla mia identità digitale, e quello è un lavoro che nello spettatore ha posto, ogni volta che qualcuno l'ha visto, ha posto moltissime domande personali e su di me. Cioè, questo è il lavoro che ho fatto sull'identità digitale, dove ci sono le tracce di tutta la mia identità digitale, che però è la mia come potrebbe essere quella di qualcuna, qualsiasi altra persona. E questo per me è un lavoro in cui faccio una critica sociale, in cui pongo delle domande a chiunque sia interessato a averle poste in realtà. Questi sono tutti i miei dati che Facebook ha raccolto su di me, che quindi tutto quello che ho pubblicato, che ho cercato, su cui ho messo il like su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, tutti i social network. Praticamente questa mole di dati, che quando io ho iniziato il lavoro pensavo fossero linee di codice, in realtà sono parole, sono like, sono cose semplicissime da tradurre, non c'è bisogno di un linguaggio di programmazione. E questo va a comporre la mia identità digitale, quella che poi viene utilizzata per fare la profilazione. Per scopi politici, per scopi pubblicitari, per marketing. E in teoria questo è qualcosa che potrebbe essere fatta per qualsiasi persona. È una stampa dei stigmi di zafferano stampati su della seta. Qua sulla parete, questa insomma è una parte del lavoro che poi andrà in mostra. Questo è parte del viaggio dello zafferano, quindi si parte da Livorno in alto per poi passare dal Golfo di Napoli, Messina, poi si va verso Creta e poi ad Alessandria d'Egitto i commercianti iniziavano il viaggio via terra. Una fotografia di una mappa storica, era una mappa cartografica che serviva per navigare nel Mediterraneo, e in occasione di una mostra a cui mi avevano invitato a Roma, nella sede geografica italiana, io ho fotografato questo documento completamente al buio. Il risultato è quasi indecifrabile con questi puntini, che sembrano delle costellazioni, ma che costellazioni non sono. Un'altra traccia su cui ho lavorato di recente e che mi piace è le tracce che rimangono impresse nei metalli quando si ossidano, quindi quando si modificano, per cui mi è capitato spesso di lavorare con il rame che una volta ossidato, cambia completamente la sua natura, no?